da terra, ha preso anche un calcione in faccia involontario da Mecilizze. Eccolo il Giorgiano, carica a sinistro, lo prova Mecilizze, Colombo! Mamma mia che rischio per Colombo, e si è disteso per bloccare il pallone poi sul rimbalzo, per poco non combina un pasticcio, questo è il replay. Il sinistro di Mecilizze, vedete Colombo che non riesce a tenerla lì. Mecilizze si libera di Freddi, Mecilizze sinistro e la risposta di Narciso, fiammata dell'Empoli con l'iniziativa personale di Leva Mecilizze. E il terzo calcio d'angolo per l'Empoli. Uscito di slancio quando al piede, adesso cerca Mecilizze, larghissimo a destra, se ne va di forza Giorgiano. Poi punta Cardinali, guarda la porta, prova a calciare Mecilizze, la distanza era siderale. La conclusione non impensierisce Cassano. Modi e poi Biso provano ad allontanare il pallone, poi c'è un bruttissimo fallo ancora di Leva Mecilizze, però il suo primo intervento di ritardo ammonito. Non ci sta, certo, anche il primo fallo con Mecilizze, però netto ritardo. In che modo abbastanza davvero rigore. Il terzo episodio. Continuare qui, intanto Mecilizze prova a andare via. Allora, è difficile tenere uno come Mecilizze, molto alto, molto possente fisicamente, a dispetto della sua giovane età. Questo ci ha ripensato Glietti, intanto una prestazione importante dell'Empoli, Leva Mecilizze sulla fascia destra, tiene il pallone, abitante per Coralli, attenzione grande, eccolo qui il numero di Mecilizze che prova a mettere in mezzo, buono lo stop di Coralli, prova a cercare Mecilizze, buono il suo avvio di partita, se ne va Mecilizze, messo giù da Terranova, è giallo anche per lui della stagione. Mecilizze lo sta giocando bene, è buono il numero, il tunnel addirittura sul Terranova, lo mette giù tra più di quella che ha dato carriera del match. Intanto qui attenzione, buona la palla ancora per Leva Mecilizze, su di lui Scarlato, tiene il pallone in campo Mecilizze, tallonato senza sosta da Scarlato, poi lotta di fisico, attenzione, prova addirittura il ora Mecilizze, tallonato da due uomini, arriva Biso su di lui, poi Bottone, nessuno gli soffia il pallone, attenzione Fanucchi, Mecilizze prova il tiro, ecco una carica, si continua a giocare, Vinci, parte il cross in mezzo, il colpo di testa e il vantaggio dell'Empoli, dice, ma c'è sempre quando ci deve essere, colpo di testa di Mecilizze, altro man of the match per i minuti che ha giocato. È facile il gol di Coralli, qui la giocata grande di Mecilizze però che vede Coralli solo soletto, allontana Moro, Mecilizze lotta, lo terrà ovviamente sulla linea del fallo laterale il pallone, poi Bocchetti temporaneamente glielo toglie, ma Mecilizze protegge bene la sfera e a questo punto le speranze del Frosinone finiscono qua. Anche se teoricamente i tre minuti sono già scaduti, Masca forse recuperare 30 secondi in più. Mecilizze tiene il pallone sulla rimessa laterale e non c'è più tempo. Il Frosinone espugna il campo del avversario. Fabbrini, il tocco per Mecilizze, ancora Fabbrini. Va l'uno contro uno con Ficagna. Buono il pallone per Mecilizze con il sinistro. Quasi un passaggio per Coralli. Ma qui è stato importantissimo il dribbling a rientrare di Fabbrini, perché era triplicato. Poi ecco, ha servito Mecilizze, ce l'è trovata, vedi, ha davanti a sé un uomo, quindi deve indirizzare con il sinistro molto sul secondo palo, ma non era proprio con il corpo. Dei suoi difensori Conte, che sotto 2-0 adesso perde un altro pallone abbastanza banale in mezzo al campo, la squadra bianconera.
Mecelizze. Certo, diamo anche il merito a Fabbrini che ha avuto una rapidità di esecuzione straordinaria con il sinistro. Ha sentito la porta, forse ha tirato anche ad occhi chiusi. Eccolo qua, Diego Fabbrini aveva segnato la prima di campionato al Matusa di Frosinone, un gol tra l'altro bellissimo. Adesso è tornato a segnare un gol che... Per punire chi si rialza immediatamente poi rientra in campo con una penalizzazione di qualche minuto e stai fuori, perché se ti sei fatto male devi star fuori due o tre minuti. Cioè trovare delle contromisure, anche se è un aspetto credo esclusivamente nazionale questa situazione che avviene, perché dalle altre parti... Nardini, palla ancora per Valdifiore, di prima cercare Mecelizze, il georgiano in qualche modo sbuca... e poi qui Mecelizze butta il pallone addosso a Terzi. Si ammonizione per Mecelizze, e credo che anche per questo momento di nervosismo Aglietti faccia bene a richiamarlo in panchina. Ci aveva già pensato, l'aveva già deciso, adesso palla dentro Musacci. Subito in verticale Nardini, buon suggerimento sul rimpallo, prova a partire Mecelizze, due su Giorgiano, Mecelizze di forza, parte il tiro, grande parata di Alfonso in calcio d'angolo, bello sia il tiro di Mecelizze ma anche l'intervento di Alfonso, primo angolo della partita a favore dell'Empoli, bellissimo di Manzarani, tanto Foti, palla in verticale per Mecelizze, in area Mecelizze, il sinistro, ancora Alfonso. Gran sinistro